Buongiorno caro Giosi, buongiorno cari amici da tutte le parti del mondo, in Brasile naturalmente, specialmente. Oggi domenica 28 aprile, pensate, è già finito anche l'aprile, ma come corre sto tempo e noi diventiamo sempre più vecchi, ma non dobbiamo disperare, così almeno ci spiegano i preti, sempre la speranza è l'ultima a morire. E noi di preti ne abbiamo adesso ancora abbastanza. Pensate, noi abbiamo anche il vostro futuro prete, o padre, come lo chiamate voi, Gili Gava, che ci ha, come dire, rallegrato per una settimana, la settimana santa, è arrivato giovedì santo. Ho avuto il piacere di andare a prenderlo a Belluno e portarlo ad Anta di Cadore, dove ha concelebrato le varie cerimonie assieme al nostro padre Don Fabio Fiori, giovedì santo, sabato santo, venerdì santo, che è stata la Via Crucis vivente, sabato santo con l'acqua e il fuoco, la domenica. Sono sempre giorni di festa. E lui è venuto e ha concelebrato insieme a noi, sempre in allegria, il nostro caro Gili. E oggi ho avuto anche il piacere di riaccompagnarlo a Belluno per la partenza. Deve ritornare al lavoro anche lui, deve studiare, perché con niente non si fa niente, sì che bisogna lavorare per raggiungere qualcosa. E con un occhio dolente o piangente e con l'altro sorridente l'ho accompagnato e naturalmente ho fatto anche una piccola intervista che alla fine del mio intervento qui il nostro caro Josy metterà in linea. Vedete, è un amico che piace essere con noi. Lui ogni possibilità che ha Gili Gava arriva in Comelico perché lui adora questo posto, come tutti i vostri brasiliani amici che ci vengono a trovare, tutti ammirano queste montagne, questi posti che sono splendidi. Pensate, dopo l'intervista, sì, l'intervista che ho fatto con Gili, prima al capitello della Madonna di Caravaggio, il dono che avete fatto al nostro parroco Don Fabio. Poi siamo andati a Santa Barbara, dove l'anno scorso ho anche avuto il piacere di salutare la famiglia Piloto, e lì ho fatto le interviste e Gili si è seduto sulla panchina dove si è seduto una volta il Papa Benedetto XVI, tutto contento, ammirato, sai, ammiri tutti i dintorni, le montagne, i paesetti, è una roba splendida e lui se la gode, come ce la godiamo anche noi tutti i giorni. E così, vedi, per un amico si fa questo e altro, e non si discute, quando si ha un amico si fa, basta. Pensate, dopo l'intervista che ho fatto assieme a lui, ho detto dove andiamo? Oh, non so, andiamo a prendere qualcosa, siamo andati all'agriturismo a Ilares, che è tra Danta e Auronzo, e lì è rimasto sbalordito il nostro Gili, che 2 giorni dopo ha voluto ritornarci e ieri quando ritornava da Auronzo ad Anta si è fermato di nuovo perché è un posto magnifico e vieni anche trattato non da cliente, tu non sei un cliente, lì sei un amico, entri e sei un amico, è una gioia frequentare Ilares di Danta e Auronzo, una roba splendida, quell'agriturismo bisogna non mai dimenticarlo, io non lo dimentico, sono 13 anni che lo frequento, sì che so di cosa parlo. Comunque, anche Gili è ripartito, sì che è un capitolo piccolo chiuso per il momento, sempre rimandiamo in contatto, quello è logico, quello sacrosanto, sempre il contatto con tutti. E noi, la nostra vita adesso ritorna un po', come dire, al normale, alla vita semplice che abbiamo tutto l'anno. I riti pasquali sono terminati bene e adesso ci mettiamo in pace e continuiamo la nostra vita. E adesso stiamo preparando anche la prima comunione dei nostri giovani, come anche Albertina Spiller e Bussarello ha pubblicato le foto dei giovani che si preparano per la Santa Comunione, anche i nostri, solo i nostri sono molto più pochi,
ancora pronto a quelli del Brasile o sì di Caravaggio, ma lo scopo è sempre lo stesso. Devono ricevere un sacramento importantissimo per tutta la vita. E allora tanti auguri ai giovani che si preparano per la prima comunione, che è una cosa fondamentale che ti ricorderai per tutta la vita, come ce lo ricordiamo ancora anche noi. Questo è un augurio che do volentieri a tutti i giovani che si preparano per la Santa Comunione. Andate e accogliete con gioia, la vostra vita cambierà quel giorno. È una fase che vi fa cambiare un po' la vita. Auguri giovani, andate in pace e godetevi la giornata. E portate i saluti anche a Albertino Spiller e Bussarello da parte mia, se ascoltate. Così è la bella vita. Noi Comelico siamo quasi sempre allegri, gioiosi e via via. Pensare venerdì sera, fra Belluno e Vittorio Veneto, la tempesta è caduta dopo durante due temporali, ha fatto 10 centimetri di tempesta di ghiaccio, sì, sulla strada. Pensate agli alberi, tutti gli alberi in fiore, e arriva una tempesta del genere. Sai che disastri. Purtroppo la natura è potente e non possiamo farci niente, solo migliorare noi stessi. Quello possiamo fare, incominciando a non fare immondizie inutili e fare le separazioni delle immondizie. Quello è importante, separare la plastica, i cartoni, e via via, tutto un po' separato che si possa riciclare. Questa è una cosa fondamentale che dobbiamo incominciare tutti a pensare, al nostro ambiente. Salviamo il nostro ambiente, salvando il nostro ambiente salviamo anche noi stessi. Invito veramente tutti a fare il riciclaggio e la separazione dei rifiuti, che è una roba fondamentale. Cari amici che ascoltate, non ridete solo dietro a me che racconto queste storie, è una cosa importantissima che noi adesso terminiamo. Quanti anni abbiamo di vita? Pochi, tanti, chi lo sa? Ma pensiamo fra 50, 100 anni, cosa trovano i giovani? Se tutto oggi viene distrutto, facciamo un passo sempre migliorando, e coltivando e conservando il mondo. Datevi da fare anche voi, come lo facciamo anche noi, con vero piacere. Questo è l'importante. E poi le notizie da noi non finiscono mai, continuano sempre. Pensate a Dante di Cadore, no? Dove si sono esibiti i nostri roba da ciodi, che tutti ricordano volentieri. La sua Dante di Cadore, che è il paese più alto del Comelico. Ho chiamato oggi il sindaco uscente e gli ho chiesto come sono le liste per il nuovo prefetto, ossia il sindaco. Lui faccio solo una lista, la mia. Faccio, oh che bello, mi fa piacere, perché non perché rimane lui o non viene un altro, no, perché si continua a fare i lavori che si è fatto gli ultimi 5 anni assieme, in armonia, in allegria e anche in severità. Questo è importante, coltivare l'amicizia e andare avanti. Così, cari amici, vedete, noi siamo felici. Purtroppo domani, oggi ancora e dopodomani, o stanotte meglio detto, arriverà un poco di neve di nuovo anche a Costa in Comelico. Speriamo che il buon Dio non ce la mandi troppo abbondante, e così ci goderemo anche la neve di nuovo a fine aprile. Ma non è l'ultima che arriva, state tranquilli. Abbiamo abitudine noi in montagna che la neve cade anche in maggio. L'ultima volta che ha nevicato a maggio è stato il 2013. Il 25 maggio abbiamo avuto 26 centimetri di neve fresca, sicché non è una sorpresa. Buona domenica a tutti voi, cari amici. Godetevi la domenica. Una preghiera, sedete una preghiera adesso che andate anche alla Santa Messa a Caravaggio. Sentite una preghiera anche per me, vi ringrazio di tutto cuore. A tutti, buona domenica. Ciao ciao.